Non si capisce perché quasi sempre i sogni, proprio nel momento in cui, come specchi fedeli dell'anima, stanno per svelare al soggetto i suoi intendimenti nascosti, si interrompono. Ero lì, in una specie di zattera, un naufragio, chi lo sa. Insomma, sono lì su un relitto di 1 metro per 1,5 metri circa, e stranamente tranquillo in mezzo all'oceano, galleggio. Cosa vorrà dire? Vabbè, vedremo poi. A dire la verità, avevo già sognato di trovarmi su una zattera con una dozzina di donne stupende, nude. Ma lì il significato mi sembra chiaro. Ora sono qui, da solo. Ho il mio giusto spazio vitale, mi sono organizzato bene, il pesce non manca, ho una discreta riserva d'acqua, i servizi è come averli in camera. Ho anche un robusto bastone che mi serve da remo. Non è un sogno angoscioso, ma cosa vorrà dire? Fuga? Ritiro? Solitudine? Probabilmente il desiderio di sfuggire la vita esterna che ci preme da ogni parte. Si diventa filosofi dei sogni. Oddio, cosa vedo? Fine della filosofia. Ma no, non può essere una testa, forse una boa. Non so per cosa fare il tifo, la boa tiene meno compagnia ma è più rassicurante. Ma no, no, si muove. Non è possibile che sia un pesce, mi sembra di vedere gli spruzzi. Ma è qualcosa che annaspa, sprofonda, riappare, lotta disperatamente con le onde. È un uomo! È un uomo. E ora che faccio? La zattera è un monoposto, ne sono sicuro. Per il pesce non ci sarebbe problema, ma dubito che in due riusciamo a starci. Zattera non credo che tenga. Non tiene. Ma che, guarda come nuota. Accidenti, che faccio? Sarà 100 metri. Non mi sente. Vabbè, ma come, che faccio? Dai, sono sempre stato per la fratellanza, l'ospitalità, l'accoglienza. Ho lottato tutta la vita per questi principi. Sì, ma non mi sono mai trovato. Ma quali principi? Questa è la fine, qui in due non la scappiamo. E lui avanza verso di me, fende le onde. Sarà 70 metri, 50, 30, Madonna come fende. Quasi quasi gli preparo un dentice. E se non gli piace il pesce? Se gli piace solo la carne umana? No. Io devo pensare a me, la mia sopravvivenza, mors tua vita mea. Oddio, non dovrò mica ucciderlo. Ma che dico, dai, sto delirando, lo devo salvare. Poi in qualche modo ci arrangeremo fraternamente, ci sentiremo vicini. Beh, per forza non c'è spazio. Stretti, uniti, corpo a corpo. Guarda come nuota, è una bestia, ormai sarà a 10 metri, mi fa dei gesti, mi saluta, mi sorride, lo schifoso. Ma poveretto, cosa dico? Per lui sono la salvezza, la vita. Che faccio? Potrei prendere il bastone, potrei allungarglielo per aiutarlo a salire, potrei darglielo con violenza sulla testa. Siamo al gran finale del dramma, il dubbio mi divora, l'interrogativo morale mi corrode. Devo decidere. L'uomo è a 5 metri. 4, 3, prendo il bastone. E a questo punto mi sono svegliato. Maledizione. Non saprò mai se nel mio intimo prevale il senso umanitario dell'accoglienza o la grande paura della minaccia. Devo saperlo. Non posso restare con questo dubbio morale. Devo sapere come finisce questo sogno. Ci sono delle tecniche. Cerco di riaddormentarmi, mi concentro, vado un po' in profondità, mi rilasso, ecco, qualche volta funziona. Ecco, sì, ce l'ho fatta. L'acqua, l'oceano, le onde, giusto. Un uomo su una zattera.
giusto, un altro che nuota, arranca, annaspa disperato. Sento il cuore che mi scoppia. Oddio, che succede? Sono io quello che nuota? Io ero quell'altro. Non è giusto. Ma quale dubbio morale? Parliamoci chiaro, le idee chiarissime. Sono per l'accoglienza, lo sono sempre stato. Un ultimo sforzo, l'alzatene a 5 metri, 4, 3, alzo la testa verso il mio salvatore, eccomi! Tu che a questo punto mi sono svegliato di nuovo. Mi basta così. Non voglio sapere altro. Spero solo che non sia un sogno ricorrente. Però una cosa l'ho capita. No, non che se uno chiede aiuto gli arriva una regnata sui denti, questo lo sapevo già. Ho capito quanto sia pieno di insidie il termine aiutare. C'è così tanta falsa coscienza, se non addirittura esibizione, nel volere a tutti i costi aiutare gli altri, che se per caso mi capitasse di fare del bene a qualcuno, mi sentirei più pulito se potessi dire: non l'ho fatto apposta. Forse solo così, fra la parola aiutare e la parola vivere, non ci sarebbe più nessuna differenza.